Spesso abbiamo la necessità di cercare delle informazioni all'interno di grosse tabelle di dati oppure strapolare delle informazioni in base a determinati criteri ben specifici. Questo Excel si presta molto bene. Come vedete, ho caricato in un foglio di lavoro l'elenco di tutti i comuni d'Italia con la provincia, regione, CAP e numero di abitanti. L'elenco è in ordine per comune. Il primo comune inizia con la lettera A, vedete man mano, se scorro, vado a scorrere con la barra di scorrimento verticale, vediamo che i comuni sono tutti ordinati fino a 8093, meno 1 che è l'intestazione, quindi abbiamo in totale 8092 comuni. La prima cosa che vi faccio vedere è come bloccare la prima riga, cioè la riga che contiene le intestazioni, perché se avete notato, quando scorro in basso per vedere i comuni sottostanti, quella riga non la vedo più e quindi potrebbe essere comoda averla sempre a portata di mano. Vediamo come si fa. Si fa clic sul menu Visualizza, blocca riquadri e poi si sceglie Blocca riga superiore. Faccio clic e la riga superiore, cioè la prima riga, in questo modo viene bloccata. Ora se scorro i comuni, vedete? E la prima riga rimane sempre visibile. In questo video tutorial ci occuperemo maggiormente della scheda dati, qui in alto. Vediamo subito come ottenere delle informazioni che andremo a estrapolare da questa, diciamo, grossa tabella. Devo selezionare tutti gli elementi della prima riga, quindi da A1 fino ad E1, e poi faccio clic su questo pulsantino, l'imbuto. Faccio clic, vediamo comparire a fianco di ogni cella della prima riga una freccetta verso il basso che ci permette di filtrare le informazioni che vogliamo estrapolare. Nel primo esempio voglio ottenere tutti i comuni della regione Lombardia. Basta che faccio clic su questa freccetta del filtro in basso alla scritta regione e si apre una tendina in cui posso decidere cosa filtrare. Qui in basso abbiamo selezionate tutte le regioni. Se faccio clic sulla spunta Seleziona tutto, le vado a deselezionare e poi mi vado a scegliere la regione che mi interessa. Abbiamo detto Lombardia, quindi scorrendo faccio clic su LOM. In questo modo seleziono solamente la regione Lombardia. Faccio OK. E vediamo che otteniamo tutti i comuni della regione Lombardia. Vedete qui in regione abbiamo solo Lombardia. Abbiamo tutti i comuni della Lombardia e relative province, CAP e numero di abitanti. Ora, se notiamo, quel pulsantino con la freccetta è diventato un imbuto qui a fianco alla regione. Significa che qui c'è un filtro. Un filtro lo possiamo anche rimuovere. Vediamo come. Faccio nuovamente clic sul pulsantino del filtro e poi vado a scegliere Cancella filtro da regione. Faccio clic e tutto si ripristina come prima. Un secondo esempio è quello di voler estrapolare tutti i comuni di due province, ad esempio Roma e Torino. Quindi faccio clic su Provincia. E qui deseleziono tutto, come ho fatto prima con questo pulsantino seleziona tutto, e vado a selezionare solo le due province, Roma e Torino. Faccio clic su RM, che è Roma, e poi su TO, che è Torino. Faccio OK e così ottengo tutti i comuni di queste due province, vedete? Roma e Torino. Posso mettere
in questo caso anche un ordine alfabetico per provincia. Quindi faccio nuovamente clic sul pulsantino relativo alla provincia per il filtro e vado a scegliere ordina dalla A alla Z. Faccio clic, così come possiamo vedere abbiamo tutti i comuni di Roma e poi quando finiscono i comuni di Roma iniziano i comuni di Torino. Sono ordinati alfabeticamente, viene prima Roma e poi Torino in ordine crescente. Come abbiamo potuto notare, possiamo applicare anche più filtri contemporaneamente, per cui andiamo ad estendere il filtro. Voglio ad esempio ottenere tutti i comuni di queste due province che hanno più di 100.000 abitanti. Vado a selezionare il filtro degli abitanti e scelgo filtri per numeri. E qui abbiamo tante possibilità, vedete? Uguale a, diverso da, maggiore di, a noi interessa maggiore di. Faccio clic, è maggiore di, abbiamo detto 100.000. Qui abbiamo anche altre opzioni, possiamo utilizzare gli operatori logici AND e OR. In questo caso abbiamo detto che ci interessa solamente verificare i comuni di quelle due province che hanno più di 100.000 abitanti. Quindi fatto questo, faccio clic su OK. Ed ecco i comuni che hanno più di 100.000 abitanti. Sono solamente due, le due città, Roma e Torino. Tutti gli altri comuni hanno abitanti minori di 100.000. Possiamo anche rimuovere il filtro con questo pulsantino principale che abbiamo qui nella scheda dati. Faccio clic su filtro qui e vedete che si rimuove tutto. Lo posso rimettere come ho fatto prima, selezionando tutte le celle dell'intestazione. Faccio clic e riapplico la possibilità di filtrare. Facciamo un ultimo esempio. Voglio estrapolare tutti i comuni che hanno abitanti compresi tra 5.000 e 10.000. Quindi devo andare sul filtro relativo agli abitanti, faccio clic, filtri per numeri e poi posso fare in questo modo. Tra, quindi come vediamo, il filtro ci viene impostato automaticamente con E maggiore o uguale a, quindi ho digitato 5.000, and E minore o uguale a, abbiamo detto 10.000. Faccio ok e ottengo tutti i comuni che hanno gli abitanti compresi tra 5.000 e 10.000, come vedete qui. Se vado a scorrere, vedete, nessuno è inferiore a 5.000 e nessuno è superiore a 10.000 abitanti. Come vedete, è abbastanza intuitivo utilizzare i filtri. E, diciamo, si tratta di uno strumento molto potente che ci offre Excel, con cui possiamo estrarre le informazioni anche da elenchi molto grossi con una mole di dati molto elevata. Ora vediamo come cercare un elemento all'interno di un elenco. Vado a eliminare il filtro, mi sposto su Home, modifica. Possiamo utilizzare lo strumento trova e seleziona. Faccio clic e qui posso digitare quello che voglio cercare. Ad esempio, Milano. Trova successivo, ecco che mi viene trovato Milano all'interno della colonna comune. Faccio nuovamente trova successivo. Ovviamente non c'è un altro comune che si chiama Milano. Se invece digito Mi, che è la provincia, faccio clic su trova successivo, Mi lo trovo ripetuto. Quindi faccio trova successivo, mi va in questo caso a trovare tutti gli elementi che iniziano con Mi. Se voglio ottenere solamente i campi che contengono il campo intero, mi, e non l'iniziale o diciamo una parte del nome, posso fare clic su Opzioni, confronta intero contenuto della cella. Faccio clic qui,
trova successivo mi va solo sugli elementi che contengono mi. Faccio trova successivo, vedete? Mi si sposta sotto perché ci sono più comuni che hanno la pronuncia mi. Quindi mi è ripetuto più volte nel campo provincia. Ok, chiudo. Detto questo, ho terminato questa parte relativa al corso Excel base per essere subito operativi. Farò altri video tutorial di Excel avanzato e anche sulla programmazione in Excel. Inoltre faccio presente che sul mio canale potete cliccare su playlist, dove troverete tanti video tutorial sia su Excel base che su Excel avanzato e anche sulla programmazione in VBA. Se non l'avete fatto ancora, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche e se il video vi è piaciuto anche a mettere un like.